compagnia col presidente di Ecoambiente Paolo Frigato, qui appuntamento di Ecoambiente ad Adria, per raccontarci ancora insomma quelle che saranno la tariffa puntuale e quant'altro, presidente. Sì, buonasera, terminiamo la settimana qui in Adria, grande partecipazione perché stanno entrando tantissime persone, la prossima settimana avremo gli ultimi incontri sempre in Adria e Porto Tolle, così concluderemo con il Basso Polesine e ci sarà solo la serata di Rosolina, però sarà più avanti. Molta partecipazione, dicevo, molta attenzione al problema, voglia di voler collaborare con noi per capire il nuovo sistema che sta coinvolgendo tutti, coinvolgerà tutti, ma che tutti vogliono dare un contributo per effettuare questa differenziata che per noi è un obiettivo dell'80%, ma come dico sempre io, raggiungibilissimo. Lo manterremo e continueremo in questa strada. Le defezioni che si sono verificate cercheremo di migliorare, perché l'azienda è qui a disposizione per la gente, con la gente, per migliorare tutto quello che è possibile da parte dell'azienda e anche grazie all'aiuto dei cittadini. In compagnia con l'amministratore delegato di Ecoambiente Adriano Tolomei qui ad Adria. Adriano, tanta gente oggi ad ascoltarle, ad ascoltare Ecoambiente, ascoltare quello che insomma le novità che ci saranno per il prossimo anno. Assolutamente sì, siamo fiduciosi, ovviamente la partecipazione è enorme e noi siamo pronti a dare le risposte adeguate alla cittadinanza, perché il cambiamento importante, i comportamenti delle persone aiutano noi Ecoambiente e i comuni a partecipare a questa evoluzione che riguarda il ciclo di vita dell'ambiente, quindi sostanzialmente la buona raccolta differenziata. Rappresenteremo anche gli aspetti, diciamo, organizzativi di consegna dei bidoni e dell'organizzazione futura per quanto riguarda la tariffa unica su tutta la provincia di Rovigo, che sta dando molto successo anche sui comuni che sono partiti dal 1 gennaio del 2023.